ogni specie che ci circonda difende il proprio futuro, i propri figli. Perché noi dovremmo rinunciare a questo? Buongiorno Telmo, siamo con Telmo Piovani, filosofo evoluzionista, e siamo in un luogo straordinario, la foresta di monte. Sono quasi 1200 ettari di foresta, soprattutto l'aceto, e siamo qui per raccontare anche questo progetto che si chiama Parco Italia, che è un progetto che nasce da Alberi Italia e Stefano Boeri Architetti, promosso e sostenuto da Amazon in questa prima fase, che ha un po' tra le sue ambizioni sia di ragionare sul rapporto tra biodiversità e possibilità di connettere le aree e in qualche modo i parchi, le zone naturali, in qualche modo moltiplicando la biodiversità, e poi anche un piano di forestazione che prevede di piantare un numero importante di alberi nei prossimi anni nelle aree metropolitane italiane. Sì, la cosa interessante, se ci pensi, è che comunque anche una foresta come questa di Montes, che sembra assolutamente vergine, priva di una presenza umana, in realtà ha una zona antichissima, che è quella in cui siamo adesso, dove hai lecci meravigliosi di 500 anni e che quindi sembra vergine, in qualche modo autentica, originale. In realtà, se si guarda bene, anche qua c'è il segno di un'antica presenza umana, cioè di una coevoluzione. Assolutamente. E poi c'è anche un po' questo pregiudizio culturale, una sorta di codice binario, no? Per cui effettivamente, come dicevi, noi tendiamo a vedere nella natura qualcosa che è assolutamente altro dalla sfera umana, dalla sfera dei comportamenti o delle azioni che producono risultati artificiali, quando invece c'è una tecnologia anche nella natura. Oggi noi stiamo cercando in tutti i modi di costruire, inventare dei dispositivi per assorbire l'anidride carbonica, evitare di produrre l'anidride carbonica, anzi, ma per assorbire l'anidride carbonica già prodotta. Abbiamo questi straordinari polmoni, abbiamo gli oceani e poco altro. Quindi, sì. Cioè, questo è importante anche quando parliamo di compensazioni, per esempio, che tutto è importante, no? Oggi noi diciamo, per risolvere il tema del climate change bisogna fare tutto. Tutto vuol dire che bisogna riforestare, ovviamente, quindi l'importanza di progetti come il vostro, come Parco Italia, e mantenere ovviamente i polmoni già esistenti. Tutte e due le cose, no? Importante. Altrimenti passa un po' questa idea che io pianto degli alberi e poi posso inquinare. No, in realtà piantare degli alberi significa fare un investimento preventivo sul futuro, che non esclude affatto poi di mantenere invece intatti questi monumenti naturali e poi connetterli tra di loro. Quello che ho notato è che è molto bello del progetto è l'idea di connettività, no? Di connettività, sì, cioè questi luoghi vanno protetti, vanno espansi ovviamente, ma non basta ancora, l'idea di collegare gli uni con gli altri. Questo ha un effetto moltiplicativo, cioè se io ho due aree protette, da sole mi aiutano tanto e mi danno servizi ecosistemici, biodiversità. Se le collego tra di loro si creano corridoi migratori, corridoi faunistici, quindi si moltiplica l'effetto, quindi connettere tra di loro le aree protette. E l'Italia non è messa malissimo, tra l'altro. No, siamo... tutt'altro, ci sono delle esperienze già interessanti. C'è questo nostro amico collega Richard Weller che ha in qualche modo inventato questa idea del World Park, no? Che parte proprio dall'idea di connettere i grandi hotspot della biodiversità. E poi ci sono degli esempi che anche dal punto di vista climatico oggi dovremmo cominciare a studiare di più, perché per esempio questa Green Great Wall che i paesi subsahariani hanno realizzato dal 2009 ad oggi. Tra l'altro quello è un esempio anche di come un progetto di questo tipo tu non lo puoi fare se non proteggi anche la diversità culturale, cioè ovunque nel mondo dove tu hai tanta diversità biologica hai anche tanta diversità culturale e non può essere una coincidenza, evidentemente ci sono delle cause comuni. Dove c'è tanta diversità biologica hai anche tanti dialetti, tante lingue, tante etnie diverse, tante culture, tradizioni, gastronomia. L'Italia, da questo punto di vista, è un esempio. Il concetto di biodiversità ha un valore quasi misurabile, no? Dal punto di vista della varietà delle specie viventi che coabitano in un contesto, in un ambiente. Ma poi ha un valore culturale che è sostanzialmente progettuale, cioè la capacità di mettersi nella prospettiva delle altre specie viventi. Però questo vale per il futuro, nel senso che la progettazione che ti permette di convivere, di valorizzare questi organismi, deve essere lungimirante, nel senso tu devi in qualche modo immaginare una coevoluzione con questi organismi i cui effetti positivi magari non saranno visti tutti adesso nella nostra generazione, no? Cioè bisogna capire che gli effetti positivi della progettazione oggi saranno goduti dalle prossime generazioni, e questa la nostra mente fa un po' fatica a fare questo slancio.
Noi siamo figli della stabilità climatica, no? Degli ultimi 12 millenni. Quindi è profondamente stupido e miope adesso spostare il clima verso il caldo, perché i primi a pagarne le conseguenze siamo noi, perché la nostra civiltà è adattata a un range climatico molto stretto. Adesso le fasce di vegetazione si spostano e cambia tutto. Migranti ambientali, ovviamente, si spostano le popolazioni e noi dobbiamo adattarci. Sarà un adattamento costoso da affrontare con lungimiranza. Se pensiamo che si prevede nel 2050 un flusso di profughi per ragioni climatiche intorno ai 250 milioni di individui, sì, questo fa capire come i numeri delle migrazioni attuali siano ridicoli dal punto di vista quantitativo e di come o la nostra specie sarà in grado di prepararsi anche a queste migrazioni, oppure è una sfida persa, una sfida totalmente persa. Cos'è oggi la sfida? Ci vuole un antropocentrismo che veda non più una dicotomia tra la natura e noi, no? Noi dobbiamo capire che gli interessi della natura sono i nostri interessi. Questo è il passaggio stretto, secondo me, evolutivo che abbiamo davanti. Ci vuole un ecologismo umanista, no? E giusto a livello planetario, questo è il punto. Sì, c'è una dimensione, come dire, politica implicita in questa prospettiva ecologista, che guarda appunto le diseguaglianze come effetto combinato, intersecato tra la dimensione puramente ambientale, climatica e quella sociale e economica. La Sardegna è stata anche quest'estate flagellata da incendi dolosi, creati volontariamente dall'uomo. Questo fa davvero pensare a come non riusciamo ancora a proteggere questo patrimonio, questo capitale naturale che poi è indispensabile alla nostra vita, alla nostra sopravvivenza. Ci sono alcuni grandi autori e testi che hanno fatto un po' la storia di una nuova generazione di ambientalismo, certamente la Laudato Si è uno di questi. E poi mi viene facile citare Lovelock, che so che è uno dei tuoi autori preferiti. Eh sì, il padre dell'ipotesi Gaia. Ma sai, la Laudato Si, che è frutto tra l'altro di un lungo lavoro, di grandi esperti, gente molto competente, è molto efficace perché unisce da un lato la radicalità, no? Ti fa capire l'ecologia profonda, cioè il fatto che quello che abbiamo davanti è una transizione ma anche una conversione proprio nel modo di pensare, no? Di tornare all'idea che un ambiente come questo ti nutre dal punto di vista umano, filosofico, spirituale, culturale ed economico, tutto insieme. E dall'altro però è un ecologismo pragmatico. Carl Sagan racconta questa idea del calendario cosmico che anche tu citi spessissimo, cioè del fatto che Gaia, diciamo, o comunque nella storia del pianeta Terra, in un calendario annuale, gli alberi iniziano ad avere una presenza significativa nel mese di settembre e, se non sbaglio, la nostra specie arriva, mi pare, l'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre. Esatto, alle 23:32, prima del botto finale. Alle 23:32. Quindi tutto questo è ancora più incredibile, no? Di come questa accelerazione di tutti i fattori che renderanno impossibile la sopravvivenza della nostra specie avviene in un lasso temporale infinitesimale, ridicolo. Esatto. L'etica della responsabilità nelle azioni quotidiane, nelle pratiche quotidiane, deve essere certamente collocato dentro questa visione olistica della vita del pianeta, della vita di Gaia, ma deve anche fare i conti col fatto che comunque noi abbiamo, come dire, anche la responsabilità verso le generazioni future. L'evoluzione ti insegna questo elemento etico, per me molto importante, no? Gaia potrebbe benissimo fare a meno di noi, ha sempre fatto a meno di noi fino alle 23:32, non siamo indispensabili. Gaia è un grande sistema che si autoregola, questo è l'insegnamento di Lovelock, una sorta di grande organismo con una sua fisiologia. Se noi la perturbiamo, lei si riorganizza e quelli che possono pagarne di più le conseguenze alla fine siamo noi. Quindi non siamo indispensabili, non siamo i padroni del pianeta, non tocca a noi salvarlo, ma tocca a noi, come dire, interagire. Esatto, evitare il suicidio di specie, esattamente. Quindi il messaggio di Gaia è ancora oggi potentissimo da questo punto di vista. Vuol dire che abbiamo avuto un'occasione pazzesca, essere qui a aprire gli occhi e vedere questa bellezza, no? È un'occasione irripetibile e sarebbe folle vanificarla, sarebbe folle impedire anche ad altre generazioni di godere di quella fortuna, di quel privilegio che abbiamo avuto noi. Quindi non è un messaggio negativo, nichilista, è un messaggio di valorizzazione della nostra presenza qui in mezzo alla biodiversità. Siamo arrivati al Monte Fumai, un altro paesaggio straordinario, un cammino della biodiversità che ci ha portato qui dal Monte San Giovanni stamattina.
E questo fa pensare a quella che secondo me sarebbe una sfida straordinaria per questo paese, cioè la sfida demografica, ma anche una sfida ambientale, anche una sfida culturale, quella di reinvestire su questo tessuto di borghi che in qualche modo punteggiano le aree interne, punteggiano tutta la dorsale appenninica, ma anche la fascia alpina, prealpina, e che sono luoghi che hanno storicamente presidiato pezzi di questo capitale naturale, e sono luoghi che danno moltissimo alle città, in senso di servizi ecosistemici, danno l'aria pulita, l'acqua potabile, il cibo migliore. E manca oggi una cultura della reciprocità tra città e borghi. Io penso che questa debba essere un po' la chiave, cioè le città che riconoscono quanto ricevono e sono in grado di offrire però. Quindi non è una contrapposizione, non è l'abbandono delle città a favore dei borghi, ma è un modo di stabilire una relazione reciproca. Credo che Parco Italia sia un piccolo contributo a questo tipo di grande sforzo, di grande campagna positiva, gioiosa anche per certi aspetti, e produttiva di lavoro, produttiva di economia. Non stiamo parlando solamente di una questione ovviamente estetica. Questi cammini della biodiversità, Parco Italia ha un po' anche questo scopo, cioè di tornare a stabilire delle connessioni tra questa mondo straordinario, senza dimenticare le città, percorrendo le città, riforestando anche per quanto possibile le aree attorno e le aree interne alle città, ma anche in qualche modo stabilendo delle reti tra questo sistema di borghi, che sono davvero una delle grandi risorse di questo paese.